Vongolecchi era un bambino molto piccolo. Un giorno la madre lo chiamò e lo disse: adesso va un momento, arriva il radio e porta a un mangiare da tanto che stai ci sapendo. Vongolecchi si mette sulla cioccia, i vasazzi, la scutetta del pasto e fasole, un bottiglione umido. Arriva a un ponte, si era stancato, faceva il cavo, discendeva dalla cioccia. Tenevi fame. Allora che fece? Aprivi i fasoli, adesso mo una mangiata, una cucchiarata. Da una cucchiarata si fregava tutto quanto. Poi tenevi secco, vivo qua, vivo da scolava tutto il mio. Quindi praticamente se ne c'è uno. Verso i due dopo mangiato, il padre aveva mangiato a mangiare, perché un mangiare era mai i due. Verso i due praticamente, se lo vogliava, madonna, e mo come mangia fa? E da quel momento la cioccia lo metteva a fare la pipì. Pagliava anche, metteva un fiasco sotto. E l'andava di urina di cioccia. Poi adesso, un mangiato, come mangia fa? Siccome c'era la creta vicino, pagliava la creta e fece il capotto. Allora portava il lattano, quando arruava, che era normale, lo lasciava la scutente e un bottiglione. Il padre, come andava la prima fortunata, giustamente, se ne adunava. Faceva per vino. E se voglio, ma mamma, che mamma è nata? Quando intanto il Mungolecchi già si era allontanato, con le sue borse, era preparato. Insomma. E da lontano sfruttava il lattano e mangia caponte da creta e vive per sciacchia di cioccia. Mangia caponte da creta e se mo che torna a casa ti faccio vedere.